Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Lo chiediamo subito al tecnico meteorologo Giovanni De Palma, collegato in diretta con noi. Buon pomeriggio Giovanni, ci puoi dare buone notizie o sono confermate quelle che abbiamo già anticipato nei servizi di Luca Pompei ed Antonella Micolitti? Sì, Gigliola, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Continuerà purtroppo a manifestarsi l'instabilità sulla nostra penisola e sulle nostre regioni centrali, poiché, come si evince dalle immagini dal satellite, la nostra penisola è interessata da un vortice depressionario che manterrà attive condizioni di instabilità nelle prossime ore. Tanta pioggia nella giornata di ieri, ma anche stamattina, e le piogge sono state davvero notevoli. Vedete, sono non solo sull'Abruzzo centro-settentrionale, ma anche sulle Marche e purtroppo sull'Emilia-Romagna. Ma cosa accadrà nelle prossime ore? Ecco la grafica che riassume quello che accadrà nel pomeriggio. Si formeranno dei temporali sulle zone interne, ma anche nel Chietino, in una prima fase, soprattutto sulle zone collinari e costiere. Possibilità di temporale anche sulle coste molisane, schiarite temporanee lungo le aree costiere, ma poi nel corso della serata nottata tornerà a peggiorare lungo le coste, nel Teramano, nel Pescarese e poi verso le restanti zone. Altra pioggia in arrivo con possibilità di temporali, ma l'instabilità da domani inizierà ad attenuarsi e interesserà soltanto le zone interne nel corso del pomeriggio. Quindi ci saranno sì delle schiarite, ma saranno temporanee poiché gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano purtroppo un nuovo probabile peggioramento del tempo nella giornata di sabato. Vedete, si formerà un nuovo minimo di bassa pressione sulle regioni meridionali che favorirà la risalita di corpi nuvolosi verso le nostre regioni centrali, quindi tornerà la pioggia nel fine settimana, soprattutto tra sabato e domenica. Ne riparleremo nei prossimi collegamenti. È tutto, Gigliola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori di Rete 8. A te la linea.